è giunto a voi il regno di Dio. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici. Prendiamo in mano la parola di Dio e leggiamo il Vangelo di oggi. Ci viene dato dal capitolo 11, versetti 15 fino al 26. Ma alcuni dissero: è per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo, e non trovandone, dice: ritornerò nella mia casa, da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Amen. Carissimi, oggi siamo di fronte, da parte dei farisei, ad una lamentela. È per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che li scaccia i demoni. Non sono contenti i farisei, gli scribi. Non sono contenti di ciò che Gesù dice, ma soprattutto di ciò che fa. Fa miracoli, liberazioni, ma dicono: non le fa nel nome di Dio, ma nel nome di Satana. La risposta di Gesù è molto chiara, dicendo: se lo facessi nel nome di Satana, non potrei scacciare Satana. Però dà una bellissima affermazione. Se io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Questa è la notizia bellissima. È giunto a noi il regno di Dio. Questa parola possiamo proclamare che oggi si fa carne. È importante. Cioè, quante volte noi pensiamo su Dio, dubitiamo se Lui è con noi, se ci aiuta, se interverrà nella nostra vita, nella nostra situazione, o se davvero c'è, non ci ha abbandonati. Prendiamo questo versetto importantissimo, che sia una riflessione spirituale, personale, perché potremmo parlare di tutto il resto, ma a noi oggi importa accogliere questa parola. È giunto a voi il regno di Dio. Significa, come dice San Paolo, il regno di Dio è e consiste amore, pace, gioia, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quante cose buone porta il regno di Dio. E Gesù anche oggi è vivo e può farci sperimentare ciò che 2000 anni fa tutti hanno sperimentato, tutti coloro che erano malati, indemoniati, oppressi, depressi. Anche oggi Dio lo può fare. Poi dice: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quindi oggi siamo invitati ad avere fiducia che Dio è con noi, il suo regno è in mezzo a noi, e perché sia
un regno effettivo nella tua vita, devi proclamare Gesù come il tuo re, il tuo Signore. Punto secondo, decidi di raccogliere con Dio. Non fare da solo. Quante volte noi ci impegniamo con le nostre virtù, i nostri doni, i nostri carismi e falliamo. Gesù dice, chi non raccoglie con me disperde. Impegniamoci a collaborare con Dio, a donargli, affidargli le nostre vite, le nostre situazioni concrete, sapendo che non disperderemo ma raccoglieremo nel suo nome. Allora vi invito oggi per fare esperienza del suo regno ad una preghiera fondamentale, quella preghiera che facevano fin dall'inizio i primi discepoli di Gesù. Signore, io ti voglio accogliere oggi come il re della mia vita, voglio accoglierti oggi come il mio salvatore, voglio accogliere il tuo regno e accogliere ogni benedizione che tu hai preparato per me. Decido anche di vivere insieme a te e di raccogliere. Credo che con te porterò grande frutto. Intervieni nella mia vita. Io ho bisogno di te. A te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lo slogan di oggi è giunto a voi il regno di Dio. Sii testimone oggi nella tua vita a coloro che incontri, ai tuoi amici, colleghi, parenti, che Gesù è vivo e che il suo regno è in mezzo a noi. E se ti chiedono perché non lo vediamo, falli accogliere Gesù come Signore, Salvatore e Re della loro vita. E il Signore si manifesta. Grazie per avermi accolto. Buona giornata, ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!